Al salotto SIC Giovani parliamo di chirurgia mini-invasiva e nuove tecnologie in chirurgia con Federico. La nostra azienda si pone fin da subito, dalla sua nascita, l'obiettivo di distribuire, sviluppare e creare tecnologie volte alla mini-invasività per i pazienti. Tale obiettivo passa per diverse tecnologie, quali per esempio degli strumenti da microlaparoscopia, MicroLap ed EvoLap, e da una gamma di elettrochirurgia Cool Seal che consentono di effettuare una chirurgia scarless e quindi minimamente invasiva per i pazienti. Espandendo questo concetto ad altri ambiti della chirurgia, quindi ad esempio l'ambito anestesiologico, possiamo parlare anche di AirSeal e di CarePad, che insieme possono lavorare per creare una chirurgia che consente di lavorare a basse pressioni, quindi andare ad influire in maniera positiva sull'aspetto anestesiologico del paziente, dando anche comfort allo stesso grazie all'utilizzo di quest'altro dispositivo. La cura per il paziente inoltre passa anche attraverso quello che è il follow-up del paziente stesso. Di conseguenza ci sono ad oggi diverse tecnologie innovative, come ad esempio il sistema Lumenai, che diciamo può essere chiamato l'evoluzione in chiave 2.0 del cosiddetto rettoscopio fino ad oggi utilizzato, che consente di visualizzare intraoperatorio e postoperatorio quelle che possono essere ad esempio le anastomosi colonali dei pazienti sottoposti a tale chirurgia. Diciamo che quindi il connubio di tutte queste tecnologie ci porta ad ottenere una visione di futuro mini-invasivo per i pazienti già nel presente. Come viene gestita la formazione in chirurgia robotica presso la vostra azienda? Collaboriamo tutti i giorni con i nostri operatori per fornirgli percorsi formativi personalizzati che gli consentano di garantire al paziente la migliore qualità di cura. Quotidianamente sviluppiamo percorsi standardizzati che a noi piace definire come continuous learning. Grazie a questa formazione, nello scorso anno sono stati eseguiti più di 27.000 interventi con chirurgia robotica da Vinci in Italia.